Padre Pio ci insegna che il Signore è sempre vicino a noi, anche quando sentiamo attorno il silenzio e l'abbandono. Così, nella sua omelia, Monsignor Pedro Martinez Perea, vescovo di San Luis in Argentina, ha parlato della figura di Padre Pio, celebrando la Santa Messa nella sua cripta il 16 gennaio del 2020. Tante volte nella vita personale si può sentire quel silenzio di Dio. Come mai una persona che ha fatto tante cose buone, bisogna imparare da Gesù. Lui in croce è il grande interrogativo, la domanda è il silenzio di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sapete che la parola, quell'abbandono per dire, se uso una parola che in ebraico è come prendere dalla mano e uno lascia la mano. Così come un bambino per attraversare la strada tende la mano della sorella, del fratello, della mamma per poter camminare. Lui cammina, però è preso dalla mano. E Gesù dice: perché mi hai lasciato? Dopo il Salmo, come sapete, finisce in gloria di Dio e in una fiducia estrema. Perciò, nei momenti della nostra vita, bisogna ricordarsi che Dio qualche volta non sembra presente, ma c'è. Ci sarà sempre per guadagnare qualche cosa spirituale. Padre Pio ci mostra questo. Nella sua vita noi conosciamo tutte le calunnie, le menzogne, le bugie, le punizioni che ha subito ed era innocente. È come il silenzio di Dio, è il deserto. Ma lì fiorisce tutto. E il Vangelo, pensate un po', immaginatevi questo incontro tra il lebbroso e Gesù. C'era quel lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: com'era il lebbroso in quell'epoca? Il lebbroso doveva essere fuori città, era umiliato da tutto il resto, nessuno poteva avvicinarsi a lui. E quando lui stava arrivando a un paese, a un posto, tutti gridavano: lebbroso, lebbroso, o suonava una campana piccola e la gente, tutti si aprivano. Quindi pensate a quella persona. Avete visto che bello trovarsi con gli amici, con un saluto cordiale anche in strada, pure se uno non si conosce. Questo lebbroso non sapeva niente di questo. Ogni volta che lui appariva, il mondo andava via, solo. E invece lui ha visto Gesù e supplicava. Era un gemito dell'anima, del cuore. Non soltanto gli chiedeva, è in ginocchio. Immaginatevi tutto il corpo con le bende, in ginocchio in mezzo alla terra. Se puoi, vuoi purificarmi. Se vuoi, neppure è una non era dovuto Gesù. Se vuoi, puoi purificarmi. È l'umiltà più profonda. E ne ebbe compassione. Pensate a Gesù, si è commosso. Poche volte dice il Vangelo che Gesù si è commosso. Gerusalemme. Quando è morto Lazzaro, oggi, quando vede quella gente senza pastore, se ne commosse. C'è Gesù che si è commosso vedendo l'umiltà, il dolore, la sincerità di questo lebbroso. E dice che tese la mano. Lo stesso fece con la suocera di Pietro, tese la mano e l'alzò. Con un lebbroso
tese la mano e dice: lo toccò. È impossibile. Qui lebroso avrà sentito la mano di Dio. Nessuno mi tocca. Uno ha bisogno, tante volte, vero, anche un bambino, di una carezza, di un contatto fisico minimo. Gesù lo toccò al lebroso e gli disse, pensate anche, se state immaginando la scena, qualcuno che era di fronte nell'altra strada li ha visti. Avrà detto, come mai se quello lì è un lebroso? Lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Lo voglio, sii purificato. Cioè la parola di Gesù nell'orecchio di quell'uomo. E subito si è sentito purificato, perché c'è una mescolanza tra la purificazione spirituale e la guarigione corporale. Subito la lepra scomparve da lui. Possiamo chiedere oggi ai piedi di Padre Pio che lui interceda per noi con i martiri, che Dio ci purifichi. Tante volte uno non sa di essere lebroso, non sa di essere non purificato da lui. Che lui ci insegni a essere purificati da Gesù, che noi possiamo sentire quella parola di Dio oggi in Gesù, sii purificato. Oggi possiamo dirle a Gesù, Signore, di alla mia anima, sii purificata. Bisogna stare, non in fretta, è come la preghiera, non in fretta. Vediamo in questi giorni, oggi, di ripetere queste parole, Signore, se vuoi, puoi purificarmi, ma che venga dal di dentro del cuore. Che Padre Pio ci aiuti a essere purificati dal Signore.